O Zeus, perché dunque hai messo fra gli uomini un ambiguo malanno, portando le donne alla luce del sole? Così Ippolito si rivolgeva al padre degli dei, in nome di Euripide, apostrofando le donne, amaro e inesorabile, un ambiguo malanno alla luce del sole. Le donne attraversano la storia, l'hanno fatta e l'hanno cambiata, ne sono uscite mutate esse stesse. Eppure il segreto più vivido dell'animo femminile è nascosto in un universo delicato e selvaggio, un mondo a sé, incompreso e a volte incomprensibile persino a se stesso. Fantasmagoria di luci e ombre, voci di dentro e silenzi improvvisi che ci lasciano confusi, interdetti, ammaliati. Stranezze e follie leggere ci tengono aggrappate alle nostre fissazioni, come un lucchetto intorno al cuore gelato. Colori accesi di energia sempre nuova inondano il nostro spazio dell'anima, ritraendosi poi in una eterna risacca, rinnovandosi pur nella caducità delle cose. Una donna è il suo cuore vagante, legato all'istinto come un aquilone cullato dalla brezza. Una donna è nel contempo bambina e madre di se stessa, realista e sognatrice, tanto impaurita del mondo da doverlo guardare attraverso un vetro. Eppure curiosa di librarsi sulla realtà, di misurarla dall'alto. Una donna e il suo pensiero ribelle, non sempre, e per fortuna non sempre, fatina agli occhi del mondo. Inafferrabile bugiarda, cuore cangiante, eppure pronta a riscattarsi come il burattino alla fine della storia. Un universo parallelo, dunque, quello femminile, forte e fantasioso, vivificato da una passione creativa a volte assopita, ma sempre pronta a rinascere, zampillare feconda alla luce del sole.